walk the walk on every street. Up on a ball, I win the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. Quelle, primo test in strada con la Eleglide Citycrosser, una bicicletta che mi ha sorpreso sotto alcuni punti di vista, ma che potrebbe essere migliorata sotto altri. Allora, intanto parliamo dell'aspetto generale di questa bicicletta. Una bicicletta dalla linea leggera, aiuta sicuramente anche la colorazione bianca, la batteria integrata nel tubo obliquo, tutto sommato non è troppo vistosa. E ad un primo occhio non attento potrebbe sembrare una classica bicicletta da città o una bicicletta da trekking. Questa è la batteria integrata nel tubo obliquo con la possibilità di sganciarla attraverso l'apertura di questa serratura con chiave dotata, ovviamente. La staccate, la portate a casa e la ricaricate, quindi molto semplice e molto comoda. La batteria è da 350 watt ora e offre un'autonomia di 75 km. Dipende ovviamente da cosa: 1. Dal peso del ciclista, 2. Dalla modalità di utilizzo della pedalata assistita, 3. Dal dislivello che andrete a fare. Un altro aspetto che mi piace molto e che spesso non si vede nelle biciclette elettriche, soprattutto quelle made in Cina, sono le ruote, ruote da 27, che a mio modo di vedere sono perfette nel traffico. Il pneumatico è un pneumatico antiforatura, il che vuol dire che vi permette di pedalare tranquillamente senza avere l'ossessione di forare. È un pneumatico da 32 mm, quindi sufficientemente comodo. Vi permette anche nel centro storico, dove l'asfalto è disconnesso, dove ci sono San Pietrini, di pedalare senza troppa fatica. Le ruote da 27 sono comunque ottime perché danno molta scorrevolezza e silenziosità alla bicicletta. La spalla del pneumatico è sufficientemente ampia da fungere come primo elemento ammortizzante. La forcella, come tutto il telaio, è in alluminio. Parliamo adesso del motore. Un motore brushless inserito nel mozzo della ruota posteriore da 250 watt. Ora, quindi perfettamente in regola con l'attuale normativa italiana e europea. La pedalata ha 5 livelli di assistenza. Ed è una pedalata assistita, a mio modo di vedere, sobria, non come molte biciclette che sembrano dei motorini, dove praticamente basta toccare il pedale che la bicicletta scatta in avanti. I 5 livelli di assistenza sono molto equilibrati fra di sé e non si ha mai la sensazione di perdere il controllo della bicicletta a causa dello strappo in avanti del motore. E superati i 25 km orari, stacca automaticamente l'assistenza. L'assistenza viene interrotta anche quando si pinzano le leve dei freni, ottimo strumento di sicurezza, anche quando si smette ovviamente di pedalare. Il cambio è uno Shimano Tarney a 7 rapporti e la sua rapportatura è una rapportatura prevalentemente da città, quindi comoda, molto comoda, che permette, diciamo, a chiunque, anche senza chilometri e chilometri nelle gambe, di poterla usare in tutta comodità. Altra cosa molto importante: il computerino di bordo è un computerino molto semplice, con soli 4 tasti, più e meno si alza e si abbassa il livello di assistenza. Poi abbiamo la modalità per accensione e spengimento e il tastino sotto per accendere il faretto anteriore. Su questa bicicletta, come vedete, è installato anche un portapacchi. Portapacchi anteriore che, a mio modo di vedere, probabilmente se fosse stato messo sul posteriore sarebbe stato più comodo. Comunque non è dotato di nessun tipo di sostegno al carico, quindi vi dovrete dotare di qualche laccio se vorrete portare con voi dei carichi. Dotata di parafango anteriore e posteriore, al posteriore si possono inserire anche dei portapacchi, freni a disco idraulici da 160 mm. Andando a premere contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto del fanalino, si attiva la modalità camminata, cioè si può camminare senza durare fatica, perché il motore genera una piccolissima assistenza alla ruota posteriore. Poi basta semplicemente sbloccarlo per ritornare alla modalità classica.
La cosa strana di quando si parla di biciclette elettriche è sempre l'autonomia, no? Questa bicicletta ad esempio ha un'autonomia data dalla sua batteria da 350 watt-ora di 75 km, però in realtà l'autonomia di questa bicicletta è infinita, come tutte le biciclette. Cioè, in sostanza, se finisce la batteria si può comodamente pedalare con l'energia muscolare, che tutto sommato non è un difetto. Cioè, pensate, se nella macchina finisce la benzina rimanete a piedi, se qua finisce la batteria comunque potete continuare a pedalare. Per quanto riguarda la posizione in sella, è una posizione comoda, una posizione diciamo così classica, nel senso che non siamo molto eretti con la schiena, la posizione della bicicletta da passeggio di tutti i giorni. La pedalata assistita rende fluida, molto fluida la pedalata, e la pedalata assistita non è che sia così importante, nel senso che la si sente ma non dà un apporto esagerato, quindi come dicevo non si ha mai la sensazione di perdere il controllo della bicicletta. La disposizione dei comandi sulla bicicletta è tutto sommato molto comoda, il display è talmente piccolo che si può gestire semplicemente con il pollice della mano destra, della mano sinistra, scusatemi, e sono talmente poche le funzioni che lo si può fare praticamente anche a occhi chiusi. Il cambio Shimano Tourney è un cambio talmente ormai collaudato che tutte le biciclette elettriche, gran parte delle biciclette elettriche da città, lo utilizzano. Sette rapporti, comodo, con innesti semplici, un ottimo alleato nel traffico urbano. Anche il peso della bicicletta è interessante, solo 22 kg per una bicicletta elettrica, non sono pochi, però ci sono molte sue colleghe, molte colleghe di questa bicicletta elettrica che arrivano a sfiorare addirittura i 30 kg. Pensate a chi abita magari al primo o al secondo piano, deve far salire e far scendere una bicicletta da 30 kg sulle scale, non è certo molto comodo. Il prezzo in offerta è di circa 1000 euro, la potete trovare sul sito internet di Eleglide. E che dire, se avete un parente, un amico che sta cercando una bicicletta elettrica, questa, a mio modo di vedere, è un ottimo compromesso. E cosa più importante, pesando relativamente poco, permette, una volta finita la batteria, di pedalare tranquillamente come una muscolare. Ok, finguelli, per oggi direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!